Il mondo ha bisogno di comunicatori impegnati a smontare la psicosi bellica annidata nei cuori, perché si rimane atterriti ascoltando con quanta facilità si invoca la distruzione di popoli e territori, parole che spesso si tramutano in azioni belliche di efferata violenza. Così scrive oggi Francesco, messaggio per la giornata 2023 delle comunicazioni sociali sul tema «Parlare col cuore secondo verità nella carità». Anche nel conflitto globale che stiamo vivendo, chiede Papa Bergoglio, per aprire sentieri di dialogo lì dove imperversano odio e inimicizia. Non dobbiamo temere di proclamare la verità, anche se a volte scomoda, ma di farlo senza carità, senza cuore, giudicando per sentito dire e seminando discordia e divisioni. Una comunicazione dal cuore e dalle braccia aperte è quella che invoca il Papa, che aiuti le persone a riflettere pacatamente e decifrare con spirito critico e rispettoso la realtà. Il nostro, riflette ancora Francesco, è un periodo storico di polarizzazioni e contrapposizioni da cui neanche la Chiesa è immune. C'è tanto bisogno di ascoltare e ascoltarci senza pregiudizi, perché è da qui che nasce un parlare secondo lo stile di Dio. Questa, dice il Papa, è la comunicazione ecclesiale che sogno, gentile e profetica, che sappia accendere il fuoco della fede piuttosto che preservare le cenere di un'identità autoreferenziale.